Bene, cari amici, eccoci di nuovo qua per una nuova diretta. Ringrazio la nostra nuova amica Fabrizia Perascion che ha accettato l'invito. Quindi, grazie, buonasera, a te, cara Fabrizia. Ciao Angela, un caro saluto a tutte le persone che ci seguono. Benissimo, e saluto anch'io tutte le persone appunto che si stanno collegando, che si collegheranno, anzi chiedo se potete attivare le notifiche e condividere questa diretta, così questa bellissima testimonianza, questa profondissima esperienza che ha fatto la nostra amica potrà essere ascoltata da altre persone, le quali potranno trarre veramente grande beneficio. Allora, chi è Fabrizia Perascion? È una giovane donna, non dico l'anno di nascita, ma è una giovane donna laureata in lettere moderne, ha anche un master in risorse umane presso la Business School del Sole 24 Ore e collabora con il blog matrimoniocristiano.org, autrice della rubrica Scrittura Cristiana, pubblicata settimanalmente sulla sua pagina Instagram. Moglie, mamma e lettrice liturgica. Porta avanti il suo apostolato unendo fede e scrittura. Quindi questi sono i motivi anche per cui ti ho contattata, perché hai proprio tutto quello che è il nostro percorso della pagina che, insomma, dalla quale ci stanno seguendo tutti gli amici. Ma adesso quindi andiamo un po'... quindi grazie e benvenuta. Andiamo un po' al, proprio al cuore, no? Partiamo, cara Fabrizia, dalla tua esperienza di aborto spontaneo, per capire come mai hai vissuto ed elaborato questo dolore che però ti ha portata alla comprensione di aver avuto un bambino non nato e non un bambino mai nato. Ci puoi spiegare, cara Fabrizia, ci puoi spiegare meglio che cosa significa? Certamente, come accennavi tu Angela, nell'aprile del 2012 insieme a mio marito abbiamo vissuto questa esperienza di aborto spontaneo. Si trattava del nostro primo bimbo, tra l'altro cercato anche da parecchio tempo, e quindi come si può ben capire umanamente è stata un'esperienza molto forte, molto dolorosa e anche traumatica. Esperienza che però ci avrebbe lasciato un pochettino in balia del dolore e anche da soli se non avessimo cercato di offrire questo dolore al Signore. È stata proprio questa la chiave per affrontare e superare la tragedia dell'aborto spontaneo. Alla fine il nostro passo è piccolo, perché dobbiamo dire due lettere, sì, che sono le stesse che ha detto Maria. Ovviamente sono prove difficili, anche umanamente incomprensibili. Se però facciamo questo piccolo passo, diciamo anche noi il nostro sì, in esperienze traumatiche, dolorose, umanamente difficili da sopportare, quindi non solo dell'aborto spontaneo, ma in tutte le prove che possono succedere nella vita, ecco che allora tutto si trasforma, tutto si trasfigura, perché quel dolore, seppur magari non capito o non capito immediatamente, offerto al Signore, diventa un'accettazione, un'offerta anche della nostra stessa vita e ci fa dire: guarda Signore, mi hai dato questa prova, adesso magari mi sembra anche più forte, più grande delle mie stesse capacità, però io te la rioffro e sono sicura che tu, che sei bontà infinita, saprai trarre un bene maggiore per me, per la mia famiglia e anche e soprattutto per le altre persone. Questo perché se appunto sappiamo che il Signore ci ha creato per il bene, per la gioia e la felicità, le prove non hanno mai l'ultima parola nella vita. Sono dei percorsi attraverso i quali magari possiamo avere una maturazione sia umana che spirituale, ma ci servono proprio per fidarci ancora una volta di più di Dio, della sua bontà e della sua provvidenza. Abbiamo detto quindi la perdita di questo bambino. In Italia, nel nostro paese, si sentono spesso due espressioni, come hai detto tu, bambini mai nati e bambini non nati.
Allora, da un punto di vista strettamente linguistico sono entrambe corrette, però da un punto di vista liturgico c'è una differenza enorme ed abissale. Perché? La parolina mai, subito, no, alla persona che parla, che ascolta o che la scrive, si configura immediatamente come qualcosa che non è successo e che non accadrà. Quindi non ha margini di cambiamento e non ha nemmeno margini di speranza. Invece la parolina non, che ovviamente configura in questo caso un bambino che non è nato a questo mondo, non chiude completamente le porte, non chiude completamente la speranza, perché se è vero che quel bambino non ha visto la luce su questa terra, quel bambino c'è stato e c'è. C'è stato perché per un tempo brevissimo o breve, a seconda della settimana o del mese di gravidanza in cui succede, ha comunque fatto un percorso all'interno del grembo che l'ha portato. Ma quel percorso non si esaurisce lì, con la fine della sua vita prenatale. È una vita che è stata creata e voluta dal Signore, quindi continua nell'eternità alla quale siamo tutti chiamati, che ci ha spalancato Gesù con la sua morte e risurrezione in croce, ci ha donato il cielo, ci ha donato l'eternità, e quindi questi bambini vivono comunque nel cuore e nelle mani di Dio. Parole veramente profonde, profonde, ma soprattutto vere. Quindi, cara Fabrizia, cosa ti senti di dire alle mamme che vivono la tua stessa situazione? Guarda, alle mamme, alle coppie, alle famiglie che hanno attraversato, che stanno attraversando questa esperienza, dico innanzitutto di non chiudersi e di non barricarsi esclusivamente nella trincea del dolore. Allora, inizialmente questo è difficilissimo e quasi impossibile, nel senso che dopo un lutto di questa entità è giusto comunque vivere il dolore. Siamo umani. Non siamo macchine e soprattutto l'aborto spontaneo arriva in modo abbastanza improvviso e repentino. Magari in alcuni casi ci sono delle avvisaglie, però comunque è un evento che bussa alla porta con un'immediatezza e un'irruenza che comunque non può non ferire il cuore e l'anima di una mamma e di una coppia. Però bisogna proprio cercare di non fare di quel dolore uno schermo tra noi e il mondo, cercare di lasciare comunque sempre uno spiraglio aperto al cuore affinché possa viverlo, elaborarlo, offrirlo al Signore e quindi aprirsi a quello che il Signore ha da dirci per noi, anche attraverso quella prova. Magari nella vita ce ne saranno altre, ma attraversare quella prova porterà sempre e comunque un frutto di bene per la nostra anima, per le altre persone e, chi lo sa, nei piani di Signore per molte altre cose. Quindi non chiudersi nel dolore e lasciare sempre aperto uno spazio alla speranza. E poi è anche importante condividere la propria esperienza, parlarne. Se guardiamo le statistiche italiane, circa una gravidanza su 5-6 termina con un aborto spontaneo. Quindi, rapportato al numero della popolazione italiana, capiamo che ogni anno sono numerosissimi gli aborti spontanei. Però a questo grande numero di eventi non corrisponde un'altrettanta presenza nei mass media, nel dibattito culturale, o anche nelle semplici parole, se ne parla veramente ancora troppo poco. Forse un pochino anche appunto perché inizialmente si è troppo coinvolti, troppo presi dal dolore, forse c'è anche un misto di vergogna, di paura di essere fraintesi, di non essere capiti, di essere giudicati, magari anche esagerati nell'espressione del proprio dolore, e quindi viene relegato proprio un po' ai margini. Se però le persone che passano questa esperienza non ne parlano, innanzitutto è più difficile da elaborare
E poi non si alimenta quella che io definisco la cultura prenatale, ossia una conoscenza matura, completa, consapevole, ma anche serena di questo avvenimento. Quindi è importante cercare di fare una rete, di fare una comunità, non c'è bisogno di fare cose straordinarie, semplicemente parlarne. Fa bene a noi, può far bene ad altre persone, perché poi, appunto, io come ho detto ho avuto questa esperienza 11 anni e mezzo fa e in tutti questi anni, quando magari ero la prima a parlarne, poi quante volte mi sono sentita dire «Ma sai che è successo anche a me? Sai che è successo alla mia amica o a mia cugina, alla mia collega, alla mia vicina di casa, a mia mamma, a mia figlia?» E quindi dico «È vero che ci sono tanti casi, ma è altrettanto vero che se ne parla ancora troppo poco». Però questa mancanza di parola, insomma, è qualcosa contro il quale, con la quale bisogna lavorare molto, anche perché bisogna dare, è urgente dare una dignità a questi bambini. Proprio perché se partiamo dal presupposto che sono creature e quindi create immagine e somiglianza del creatore, portano impresso quel sigillo di eternità che tutte le persone, tutte le creature possiedono come dono gratuito dell'Onnipotente, e quindi non parlarne in un certo senso, relegarli a un margine che però, insomma, non è una cosa così, così positiva. Fanno parte anche loro della Chiesa, no? Leggiamo nel Vangelo che il corpo è uno ma le membra sono molte. Anche loro fanno parte della Chiesa, fanno parte della comunione dei santi. Io dico, fanno parte dell'economia della salvezza, sono anime che anche se non vediamo, non abbiamo potuto vedere, ci sono. E il Signore le conosce tutte, una a una. Quindi è importante parlarne di questi bambini, dare loro una dignità, dare anche un nome. Se ancora non è stato fatto, dare un nome, perché ci sono e ci sono molto vicini e dal cielo intercedono in modo specialissimo, innanzitutto per i loro genitori o anche per eventuali fratellini, sorelline, nonni, parenti, eccetera. Dobbiamo sentirli parte innanzitutto delle famiglie alle quali appartengono e dalle quali provengono, ma anche della società. Sono degli invisibili, ma pur sempre presenti. Assolutamente d'accordo. E comunque per fare il tipo di esperienza che tu hai fatto, c'è veramente bisogno di fare il percorso di fede che ti permette di riuscire ad abbandonarsi alla volontà di Dio. In questo abbandono si cresce e in questa crescita si trova la pace. E quindi questo da un punto di vista spirituale, perché comunque noi non siamo fatti di sola carne, ma anche di spirito. E poi, come dicevi tu, invece, per quanto riguarda l'umanità, l'importanza di parlarne. Ecco, è quello che noi stiamo facendo questa sera. Ma non solo per te, come dire, perché io immagino che ogni volta che una mamma parla di questo suo bimbo non nato, elabora nuovamente questo vissuto, no? Lo elabora e lo vive in unità al suo bambino che c'è. E quindi un po' come stare insieme al suo bambino. Ma anche abbiamo scelto e deciso di parlarne proprio come hai detto bene tu, perché qualche altra donna può trarre da queste tue parole un po' di beneficio, magari se non ha accettato così in questo abbandono di fede, di amore e di comprensione che il bimbo c'è, ecco, queste tue parole possono dare una grande speranza ed è quello che noi vogliamo fare questa sera, dare questa speranza. Certo, ecco, i tempi non sono dei tempi compressi, quali possono essere quelli di questa diretta. Ribadisco, ci tengo a ribadire ancora una volta, io parlo con una distanza temporale di 11 anni, quindi ovviamente io non sono la stessa di 11 anni fa. 11 anni fa non avrei potuto parlare in questo modo. In questo tempo qualcosa è successo. Ovviamente il Signore mi ha aiutato a superare, io lo dico sempre che senza fede non avrei potuto superare in questo modo questo evento. Mi sarebbe rimasto comunque più dolore nel cuore, più fatica a parlarne e a condividere.
Quindi ci sono dei tempi umani diversi da persona a persona che vanno rispettati, però appunto l'importante è non chiudere il cuore, non serrarlo completamente e dire sì, io adesso non capisco, però mi fido e posso andare avanti. E come hai detto tu, parlarne non è solo consolatorio per la propria persona, ma può far sentire un'altra mamma, un'altra coppia, un'altra famiglia meno sola, meno abbandonata. Una condivisione del dolore può diventare poi un'apertura verso una gioia, una pace del cuore, come giustamente hai detto tu. Certo, e questo atteggiamento è un atteggiamento validissimo per questo tipo di dolore, ma è validissimo per ogni tipo di prova che il Signore ci mette davanti, ecco, questo abbandono nella fede, questa certezza che, come diceva Chiara Luce Badana, se lo vuoi tu Gesù lo voglio anch'io, quindi, perché significa che seppur noi non comprendiamo, l'hai detta più volte questa frase, seppur noi non comprendiamo, un motivo c'è ed è il miglior motivo per noi e per il bimbo, in questo caso, che è stato comunque generato. Perché, come hai ben detto tu, questo bimbo comunque vive nella luce, anzi c'è molto più vicini, e quindi proprio alla famiglia stessa e al mondo intero, perché se il Signore ha permesso questo, ha sicuramente un motivo profondo che lui conosce e che semplicemente noi non conosciamo, che è quello che praticamente hai detto tu molto meglio. Ma adesso ti volevo chiedere ancora un'altra cosa, cara Fabrizia. Quando si vive l'esperienza di dare l'estremo saluto al proprio bambino non nato, in molti non sanno che sarebbe importantissimo dargli una degna sepoltura. Ci puoi parlare dell'importanza di questa scelta? Sicuramente sì, è uno degli snodi principali di questa vicenda, che purtroppo viene a mancare nella maggior parte dei casi. Anche nel nostro caso non c'è stato il seppellimento del bambino. In realtà lo stato attuale dei fatti qual è? Diamo qualche nota e poi cerchiamo di spiegare meglio anche dal punto di vista della fede, dal punto di vista di elaborazione del lutto. Allora, senz'altro il seppellimento è una delle tappe che umanamente servono a elaborare il lutto, che è un'azione umana, civile, di pietà e anche di carità religiosa. Fa parte della natura stessa dell'uomo, e questo fin dalla notte dei tempi, come si suol dire. Sappiamo che anche le prime popolazioni preistoriche seppellivano i loro simili, perché sono stati trovati dei resti, e quindi andiamo veramente, veramente indietro, e anche molto, molto prima della venuta di Gesù. Per esempio, anche nella tragedia di Sofocle all'Antigone, la protagonista di questa tragedia si impone oltre la legge del re di Tebe per seppellire il corpo di suo fratello, e qua siamo nel 400 avanti Cristo. Quindi è qualcosa che va al di là dello specifico che può essere della nostra religione cattolica, è proprio un'esigenza dell'uomo. Sapere che c'è un luogo fisico nel quale riposa il corpo del proprio caro, questo ci aiuta in qualche modo, ci tiene legati ancora da un vincolo d'affetto, perché siamo spirito, ma siamo anche carne in questa vita, abbiamo bisogno di queste cose. Purtroppo, in conseguenza dell'aborto spontaneo, oltre a non esserci tante altre tappe, tra virgolette, classiche ormai consolidate nella nostra società, quale il necrologio, il funerale, le condoglianze, eccetera, manca il seppellimento. Ci sono delle difficoltà, diciamo, di tipo legislativo, in quanto ogni regione italiana ha delle disposizioni in materia, ma non c'è un'univocità a livello nazionale. Quindi questo crea già delle differenze locali e territoriali. Inoltre sono nozioni che in pochi sanno, non solo nelle famiglie, anche purtroppo proprio a livello di operatori sanitari del settore o degli ospedali. E quindi se, per esempio, come è stato nel mio caso, l'aborto spontaneo si risolve poi con un intervento ospedaliero, non viene magari fatta la proposta, non viene detto guarda genitore, guarda famiglia,
che è possibile fare seppellimento, anzi è un diritto. Però se il diritto non è conosciuto o il diritto è taciuto, è come non averlo, è come non usufruirne. Tra l'altro poi c'è un arco temporale molto molto stringente, si parla di 24 ore di tempo nel quale è possibile fare la richiesta. Quindi se si superano in qualche modo queste 24 ore, purtroppo non c'è più niente da fare e il seppellimento non avviene. Quindi questo che cosa succede? Rende molto più difficile e più lenta e più dolorosa l'elaborazione di quel lutto e magari crea anche delle difficoltà, dei sensi di colpa, magari poi lo si viene a sapere dopo. Ecco però se l'avessi saputo, ecco però se l'avessi chiesto. E quindi questo, voglio dire, incrina un percorso che è già molto molto difficile, in salita, pieno di sassi, magari pieno di cadute, eccetera, eccetera. Per quello io dico che è importante parlarne, perché se questa comunicazione si espande e sempre più persone vengono a saperle, in tanti acquisiscono un diritto che c'è già, ma è come se non ci fosse. E quindi la richiesta viene fatta ed è possibile che avvenga questa sepoltura. Ma se non si sa, certo, è molto difficile. Per esempio, mio marito ed io 11 anni e mezzo fa non sapevamo tutte le cose che poi siamo venuti a sapere in questi anni. E quindi è proprio attraverso l'esperienza, perché ci sono passata, che mi rendo conto che purtroppo la maggioranza delle casistiche rientra in quella che è stata la mia esperienza diretta, con la quale mi sono incontrata, scontrata, con la quale ho sofferto, ed è questo che mi fa dire: deve esserci un'urgenza comunicativa, deve nascere una cultura prenatale perché le cose si sappiano e possano essere vissute in maniera più serena e più degna del bambino non nato e delle proprie famiglie, perché se partiamo dal presupposto, come abbiamo detto prima, che sono persone, sono creature, sono figli di Dio, devono avere una degna sepoltura. Assolutamente d'accordo. Tu hai appena parlato di cultura prenatale, giustissimo. Sì. Purtroppo viviamo in una società dove c'è la cultura della morte e quindi dobbiamo portare avanti la cultura della vita e poi e sicuramente approfondire quella appunto prenatale che porta a concepire la vita dal concepimento, ecco, quindi è proprio una cosa che non solo dobbiamo dire, come stai ben dicendo tu, scusa il gioco di parole, ma dobbiamo veramente urlare, perché in questa società veramente sommersa da questa, ripeto, cultura della morte, bisogna parlare a pieni polmoni della verità. La verità è che appunto siamo voluti, pensati da Dio, e quindi questa vita deve essere rispettata proprio dall'attimo stesso del concepimento, non solo rispettata ma anche tutelata. E quindi assolutamente grazie per essere qui con noi questa sera. Oltretutto hai un'esposizione veramente perfetta, chiara. Troppo gentile, troppo buona. Guarda, a questo proposito desideravo dire ancora due cose che sono molto importanti. Perché è giusto parlarne e perché è giusto dare dei riferimenti anche culturali e umani? Proprio perché in tanti casi poi le mamme e le famiglie nell'immediato post-aborto spontaneo si sentono spesso dire: sta esagerando. Guarda che magari potrei avere altri figli, oppure se ce l'hai già, ma insomma, dai, consolati, hai già degli altri figli, tirati su. Però non è proprio così. Nel senso che queste cose non sono campate per aria, non derivano, no, da un delirio di una mamma in preda al dolore di un evento così totalizzante nel negativo, almeno nell'immediato. Sono, abbiamo detto, pratiche di cultura, di civiltà che fanno parte della nostra natura, non solo esclusivamente in ambito cattolico, quello certo se c'è una condivisione di fede, ma se non c'è questa condivisione e nella società ovviamente ci incontriamo e scontriamo a volte tutti i giorni con realtà che non sono cattoliche, è importante far capire che non sono farneticazioni, ma sono cose di una serietà assoluta, che fanno parte di noi.
Diciamo altre due cose importanti. Qualcuno conoscerà, o se non lo conosce a modo così di saperlo, a Saragozza, che in Spagna, nella regione dell'Aragona, c'è il famoso santuario della Virgen del Pilar, che è la patrona della Spagna e di tutta l'ispanità, quindi dei popoli ispanici anche del Sud America, per esempio. Sappiamo che è stato edificato con una venuta della Vergine Maria stessa all'apostolo San Giacomo nel 40 d.C. per consolarlo appunto dalle sue fatiche apostoliche. La Madonna ha donato il pilar, cioè la colonna, a San Giacomo, chiedendogli di edificare una cappella che poi è diventata un tempio grandissimo che io ho visitato quest'estate, e è veramente solenne. Dà un senso insomma di pace, di presenza della Madonna molto forte. In Italia non è molto conosciuto. C'è stato qualche anno fa Vittorio Messori, l'illustre Vittorio Messori, che l'ha fatto conoscere attraverso un libro. Perché dico questo? Perché nel 1600 c'è stato un miracolo molto conosciuto legato alla Madonna del Pilar. Un giovane, Juan Pellicer, spagnolo, ha avuto un incidente mentre lavorava nei campi, ha perso un arto, gli è stato amputato. L'arto è stato seppellito perché nell'usanza del tempo, quando purtroppo accadevano degli incidenti di questo tipo, c'era talmente così rispetto del corpo, il corpo come dono gratuito del Signore, che si seppellivano persino gli arti amputati. Il ragazzo poi ha avuto, per intercessione della Madonna, alla quale era molto devoto, un miracolo grandissimo, perché gli è tornato l'arto, ma non un arto nuovo, l'arto che aveva perduto. Lui ha mendicato per più di un anno fuori dal santuario del Pilar e ogni giorno si ungeva al moncone con l'olio delle lampade, perché, come dire, si vergognava di tornare a casa dai genitori, essendo ormai inabile al lavoro e avendo paura di essere un peso per la sua famiglia. Poi però ha deciso di ritornare a casa e una notte la mamma, alzandosi, ha visto che spuntavano due piedi dal pagliericcio. E ha detto: come due piedi? Ma magari non è lui. Alzando le coperte ha trovato il figlio di nuovo con due gambe. Ma, e non era un arto nuovo come ho detto prima, era il suo, perché portava le cicatrici di quell'incidente. E poi da lì è partito tutto un percorso di riconoscimento ecclesiastico del miracolo. Ma quello per dire, se c'è stata un'epoca della storia degli uomini in cui addirittura gli arti amputati venivano seppelliti e ovviamente non servivano più a niente, a Cipicchia, e una creatura di Dio non vogliamo seppellirla, un figlio non vogliamo seppellirlo. Fermiamoci un attimo a pensare quando parliamo di questa cosa, non sono banalità, sono cose molto profonde, molto importanti, non solo, ripeto, per la famiglia di origine, ma per tutta la società. Ultima cosa a questo punto, per esempio c'è addirittura anche una preghiera della Chiesa Cattolica, che adesso vi leggo perché così non dimentico qualche parola, non la equivoco, che parla anche di questa cosa, ed è la preghiera per la guarigione dell'albero genealogico. C'è un passo che dice, cito testualmente: Signore Gesù, ti chiedo di portare a tutti la tua luce e di dare un nome a quelle anime che non hanno avuto un nome e di ridare dignità a quanti non hanno avuto un rito religioso e una degna sepoltura, inserendole nel posto giusto all'interno del loro albero genealogico. Diciamo poco? Penso proprio di no. Quindi l'importanza, come abbiamo detto prima, di dare un nome, di chiamare questi bambini, e ovviamente di dare una degna sepoltura. Questa è un'urgenza per la quale c'è tanto da fare. Si sta facendo già molto da tanti anni, ma c'è ancora tanto, tanto da fare, soprattutto nel campo dell'informazione. E allora, guarda, a proposito di informazione, conosci un'associazione che si occupa di questo servizio? Puoi parlarcene e spiegare anche come contattarla? Sì, sicuramente. In Italia abbiamo la grande grazia di avere un'associazione interamente dedicata, che ha fatto anzi
proprio del seppellimento dei bambini non nati la sua missione. Si tratta dell'associazione Difendere la vita con Maria, che propriamente è un movimento ecclesiale, che sulla spinta dell'enciclica Evangelium Vitae, che è stata promulgata da Papa Wojtyla, ora San Giovanni Paolo II, il 25 marzo del 95, ha dato un grande risalto al valore della vita in sé e quindi anche alla dignità che hanno tutti i bambini non nati, declinata anche, abbiamo detto, nella necessità della sepoltura. Questa associazione, questo movimento ecclesiale, il cui presidente è Don Maurizio Gagliardini di Novara, è attiva da ben 25 anni e si impegna proprio per la dignità del seppellimento dei piccoli non nati. E come agisce? Agisce stipulando delle convenzioni a norma di legge con le strutture sanitarie che vogliono aderire ovviamente a questa convenzione, facendosi completamente carico di tutti i costi relativi sia al trasporto che all'inumazione di questi bambini, che quindi non va a pesare né sulle famiglie né sulle strutture sanitarie ospedaliere, ma se ne fa carico al 100% e vive infatti di offerte questa associazione, ed è proprio specifico, è la sua missione, che è una missione secondo me lodevolissima e grandissima, proprio perché mette al centro la dignità della persona e la dignità del bambino, anche del bambino non nato. Come si può contattare? Dunque, l'associazione ha un sito ufficiale che è www.advm.org. Ancona, Domodossola, Verona, Milano, associazione Difendere la vita con Maria.org. Nel sito si trovano tutti i contatti, innanzitutto del presidente, come ho detto prima, che è Don Maurizio, e poi c'è anche un numero verde che è 800 96 98 78, che è contattabile esclusivamente dal territorio italiano, che si chiama Fede Terapia. Anche questo è un numero completamente gratuito per chi lo chiama, è sempre attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e possono chiamare tutte le persone, quindi sia quelle colpite da aborto spontaneo, ma anche quelle colpite da aborto volontario. E trovano personale dedicato, specifico e competente, che insomma dà una grossa mano, dà delle indicazioni importanti, dà un sostegno anche psicologico notevole. Bene, adesso a proposito hai parlato anche di aborto volontario, io sono stata per tanti anni presidente di un centro aiuto alla vita, e siccome c'è un amico che ci segue, ha scritto Italo Salvatore, buonasera, se l'aborto è spontaneo è una tragedia, se procurato una scelta libera è per molti liberatoria. Allora io posso dire che comunque la realtà è sempre la stessa, l'aborto è sempre una tragedia, ancora più tragedia se procurato, anche se la società vorrebbe far credere cose diverse. In realtà, quando si parla di aborto volontario, si pensa al grande danno che viene fatto a quel bambino a cui non è concesso di vivere, ma non viene poi detto, non viene raccontato il grandissimo danno che fa la donna a se stessa. Perché nessuna bambina da piccola pensa da grande farò un aborto, tutte pensano al bambino che farà nascere. E quindi la grande tragedia di un aborto volontario camuffato da scelta libera in realtà è una delle tante menzogne che la società sta promulgando. Ma nessuna donna, io parlo da presidente di Centro Aiuto alla Vita, nessuna donna si è mai pentita di aver fatto nascere un figlio, anche se con fatica, anche se con mille problemi. Anzi, poi veramente quando si accetta una vita sofferta, in maniera sofferta, ecco, le benedizioni di Dio veramente scendono a piene mani dal cielo per aiutare quella vita nascente e quella vita che ha accettato la vita nascente. Mentre in realtà tutte le donne che hanno abortito poi si sono veramente profondamente pentite, con grandi dolori, magari ognuna al suo tempo,
non, magari non subito, ma prima di chiudere gli occhi, attraversano una grande sofferenza della quale la società purtroppo non ce ne parla. Scusa se ho fatto questo inciso che non c'entra nulla con la tua esperienza, ma mi sono voluta un po' riprendere a quel commento che è stato fatto. Ma adesso proseguiamo, cara Fabrizia. So che hai scritto un libro perché hai sentito nel cuore il bisogno di parlare di questa maternità, perché comunque è una maternità particolare, ma maternità. In realtà nella società è un argomento tabù, in quanto non si parla dei bambini non nati. Ci puoi parlare quindi come è nata l'idea di scrivere questo libro? E poi ci puoi parlare anche del tuo libro? Sì, volentieri Angela, grazie. Il mio libro si intitola Se il chicco di frumento, storia vera di speranza oltre la morte prenatale. E sicuramente l'ispirazione, a me piace chiamarla ispirazione dall'alto, è venuta proprio per questo grande desiderio, questa esigenza di parlare finalmente di questi bambini non nati, come abbiamo detto prima, di dare loro una dignità all'interno della famiglia e della società, a tutti gli ambiti, quindi ambito civile, ambito ecclesiale, eccetera. Sicuramente parto dalla mia esperienza, ma non mi fermo lì. Il taglio, proprio come già dal titolo, è quello della speranza. La speranza, ricordiamo, è una delle tre virtù teologali, no? Fede, speranza, carità. Quindi deve essere il pilastro della vita cristiana. Se non c'è quella, allora, voglio dire, è il mattino di Pasqua. La speranza è il mattino di Pasqua. Tutti siamo chiamati lì. La più grande speranza del cristiano, ovviamente, è quella dell'eternità. Quindi una mamma che nel proprio grembo attraversa in modo magari velocissimo tutte queste tappe di vita e di morte, secondo me è diciamo il testimone più importante non solo di quel figlio, e a quel figlio in qualche modo deve qualcosa, perché quel figlio è stato un dono, anche se per poco tempo, ma è l'unica che può farlo. Il bambino non nato non ha voce, ce l'ha attraverso quella della sua mamma. E quindi dico, se non sono innanzitutto le mamme che iniziano a parlarne, non possiamo aspettarci che questo ci piova dall'alto o ci venga da qualcun altro, perché magari chi non l'attraversa già fa fatica a capire le dinamiche di questa esperienza, ma chi poi non condivide nessuna prospettiva con noi, allora lì la strada si fa veramente ardua. Quindi secondo me la testimonianza diretta può arrivare laddove magari un manuale non arriva, perché nella testimonianza diretta c'è il cuore, c'è l'emozione, ci sono le emozioni prima negative, difficili, che poi si evolvono, con l'aiuto di Dio si evolvono in altro. Poi certo la mia esperienza è di speranza, perché il buon Dio mi ha donato un figlio, mi ha donato un altro figlio, dopo il primogenito, quello che io considero sempre il primogenito, che non so se è maschio o femmina, perché l'esperienza è avvenuta molto presto e quindi non abbiamo saputo effettivamente se era un maschietto o una femminuccia. Il buon Dio ci ha donato un altro figlio. Attenzione, un altro figlio che umanamente non aveva anche lui speranze di nascere. Io dopo qualche mese, dopo l'aborto spontaneo, sono rimasta nuovamente incinta, ma appena ho scoperto questa gravidanza, subito ho avuto le avvisaglie, le minacce di un altro aborto. Quindi panico, momenti di panico, no? In cui dici aiuto, cioè un'altra esperienza così nel giro di pochi mesi, come faccio a reggerla, come faccio a sopportarla? L'intervento sicuramente umanamente grandissimo della ginecologa, che ha capito, no, la mia situazione, visto anche il precedente, che parla chiaro, con franchezza, e dice: umanamente non ci sono speranze, però facciamo lo stesso tutto il possibile, tentiamo tutto il possibile. Quindi mi manda a fare degli esami, subito degli accertamenti, il valore delle beta, che è il valore dell'ormone della gravidanza, bassissimo, quindi non lasciava molto margine, no, di speranza, però mi dice tentiamo lo stesso. Mi dà una cura di progesterone urgente,
da fare subito in 2 o 3 giorni, mi dice: tra 2 o 3 giorni ripeti il valore. Allora lì potremmo capirne un po' di più. Quindi, non gettandomi nello sconforto, non dandomi false illusioni, mi manda a casa 48 ore di preghiera intensissima, in cui un caro amico, molto vicino dal punto di vista umano e dal punto di vista anche della fede, mi dice: affida tutto. Ancora una volta, anche se non capisci quello che sta succedendo, affida tutto, perché il Signore in qualche modo sa. Affidati, non farti troppe domande, prega e vai avanti. Va bene, così faccio. Questo succede, ripeto, nell'arco di 2 giorni. Il giorno che torno faccio gli esami, accompagnata da mio suocero, che mi dice: guarda, nel mentre che aspettiamo gli esiti, andiamo a pregare al santuario di Caravaggio, che è un santuario mariano in Lombardia abbastanza conosciuto. In questo santuario incontriamo una coppia di amici di vecchia data che mi dicono: guarda Fabrizia, appoggiati sulla pancia l'immagine di Don Silvio Galli e vedrai che andrà tutto bene. Chi è Don Silvio Galli? Don Silvio Galli è stato, perché è nato al cielo nel giugno del 2012, un sacerdote salesiano di Chiari, che è un paese in provincia di Brescia, quindi salesiano, no, erede spirituale di Don Bosco, che ha fondato una comunità che si chiama Auxilium e ha speso tutta la sua esistenza per il supporto materiale, ma anche e soprattutto spirituale, di tantissime persone. C'era una processione infinita che cercava di confessarsi o di avere dei consigli spirituali su di lui. Parliamo sempre del 2012, quindi Don Silvio era appena salito al cielo, cominciavano a diffondersi le sue fotografie, perché comunque ci aveva salutato già in concetto di santità. Questa coppia mi dice: mettiti Don Silvio sulla pancia, vedrai che andrà tutto bene. Torniamo a ritirare gli esiti, il valore era più che triplicato. Quindi la ginecologa mi dice: sì, adesso di speranze ce ne sono, proseguiamo la cura, però è tutta un'altra cosa rispetto a 48 ore fa. Io ho indossato l'immagine di Don Silvio sul mio pancione per tutti i 9 mesi, insieme all'abitino di San Domenico Savio, e il bimbo è nato. È un maschietto, ha 10 anni e mezzo, è nato sano e in salute. Quindi, voglio dire, se non è speranza questa, nel mio caso, ripeto, il buon Dio mi ha donato un'altra vita, un altro bambino. Ci sono purtroppo dei casi in cui sono consapevole che questo non avviene. Però la fede che cosa ci permette? La fede ci permette di accettare in modo sereno, in pace con noi stessi, con gli altri, con il mondo, quello che il Signore ci manda. Ci sono coppie, è vero, che dopo l'esperienza dell'aborto non riescono poi ad avere una paternità e una maternità fisica, ma hanno una paternità e una maternità spirituale. Riescono a fare del bene a tantissime persone che magari attraversano la loro stessa sofferenza, e quindi, essendo comunque fecondi, magari in un modo diverso da quello che il mondo solitamente intende, ma comunque portando sempre a compimento quello che è il disegno di Dio per noi. E allora, visto che questo libro, veramente descrivendo tutto quello che hai detto, è assolutamente da comprare e da leggere, ci puoi dire come fare per farlo? Sì, il libro fisicamente ancora non si trova nelle librerie. Perché? Perché è la prima opera che sto pubblicando, e quindi la casa editrice alla quale mi sto appoggiando, che approfitto anche per salutare e ringraziare, che è la Tao Editrice di Todi, nei casi come il mio, quindi di scrittori esordienti, per avere comunque la certezza economica della riuscita di un progetto, perché comunque un libro ha dei costi editoriali, dei costi di stampa e di distribuzione che sono anche non indifferenti, studia una campagna di preordine, nel senso che dà 2 mesi di tempo circa,
per raggiungere un obiettivo, nel mio caso fissato in 250 copie. Entro il 31 dicembre di quest'anno dovrei raggiungere 250 copie per far sì che poi il libro possa essere stampato e distribuito in tutte le librerie. Come è possibile sostenermi e sostenere questo progetto? Sul sito della casa editrice, che poi se non ho capito male pubblicherai, quindi le persone che ci sono... Già lo metto adesso in evidenza, poi comunque lo metterò nel testo, insomma, si può esattamente poi vedere. Adesso l'ho messo in evidenza ed è già nei commenti. Esatto. Cliccando su Facebook. Esatto, cliccando su questo link si arriva direttamente alla pagina del mio libro. Ci sono anche tutte le istruzioni, comunque è un passaggio semplice, ma c'è una guida che spiega passo passo come fare e si può preordinare la copia del libro. La cifra, che è di 12 euro a copia, non viene scalata fino al 7 gennaio 2024, che sarà la data contabile nella quale, se l'obiettivo sarà stato raggiunto, allora verrà scalata la cifra alle persone che hanno aderito alla campagna e poi da lì partirà tutto il percorso editoriale, che ha dei tempi standard. Ci sono dei mesi in cui si lavora affinché il libro poi fisicamente arrivi in libreria e quindi se il buon Dio vorrà che il progetto andrà a buon fine, è stimata l'uscita per la primavera del 2024. Quindi bisogna pazientare un pochino. Però, appunto, se Dio vorrà, l'anno prossimo ci sarà questa uscita editoriale. Guarda, se scrivi come parli, è un libro che si leggerà in una sera. È troppo buono. Ed è un libro che veramente, secondo me, è assolutamente da acquistare e da donare alle coppie che stanno vivendo la tragedia che tu hai vissuto, ma che attraverso, appunto, il tempo in cui l'hai elaborato, il modo, ecco, può essere veramente di aiuto, grandissimo aiuto per queste coppie nel leggerlo. Quindi può essere un'idea quella di aiutare queste coppie. Questa sera ne abbiamo parlato, però questa parola poi scritta che possa andare avanti, ecco. Quindi io penso che, auguro veramente che tu, io lo prendo. Grazie, grazie mille. Più di uno, ma anche perché mi dicevi, tra l'altro, se se ne acquistano tre e non si pagano, si paga un'unica spesa, sì, di spedizione, me lo ricordi, sì, bene? Ci sono varie opzioni di acquisto, ovviamente si parte da una copia e poi è possibile acquistarne per esempio anche tre o cinque copie. Dalla terza copia in su non si pagano le spese di spedizione. Questo perché le persone che preordinano, quindi nell'ambito di queste 250 copie, riceveranno poi il libro direttamente a casa all'indirizzo che lasciano in sede di compilazione del preordine e anche un pochino in anticipo rispetto poi all'uscita ufficiale nelle librerie. E quindi appunto dalla terza copia in su non si pagano le spese di spedizione. Questo è un benefit che mette a disposizione la casa editrice. Ecco, io penso, appunto, anche se una persona dice non, è un libro che nella mia vita, come dire, non comprerei per me, però se abbiamo persone vicine che hanno bisogno di leggere queste parole di speranza, ecco, possiamo comprarle, a maggior ragione se è un libro che dobbiamo leggere perché ci deve aiutare. Ecco, io consiglio veramente di acquistarlo, io lo acquisto sicuramente perché anche se, tra virgolette, non mi tocca da vicino la tua esperienza perché non l'ho avuta personalmente, però questo non significa che non abbia l'empatia di chi vive questa esperienza e quindi desidero approfondire attraverso le tue parole, la tua esperienza, quello che capita nel cuore di queste famiglie, ecco. Quindi è importantissimo, secondo me, e grazie. No, grazie a te, Angela. Ovviamente poi nel libro c'è anche altro, appunto chi desidererà sostenermi e spero poi potrà leggermi anche fisicamente in cartaceo, vedrà che c'è anche altro, si parla della cultura prenatale, delle cose che si possono e si devono fare, degli spunti di riflessione
Io non mi sento nessuno per mettere la parola fine o il punto a una frase. No, anzi, il mio vuole proprio, desidera essere un inizio. Cioè, questa esperienza c'è, la facciamo in tanti, se ne parla troppo poco. Allora, chiediamoci perché e chiediamoci che cosa possiamo fare affinché se ne parli. Apriamo un dibattito, ma un dibattito maturo, sereno, costruttivo, serio, basato su fatti reali e anche su sensazioni, su emozioni che attraversano queste coppie, queste famiglie, queste donne, ma in un'ottica di grande apertura. Voglio dire, la strada c'è, adesso un sentiero un po' sterrato. Prendiamo un sentiero asfaltato affinché se ne parli, circoli, circolino queste cose e sempre più persone trovino informazioni, trovino un supporto, si sentano accompagnate in qualche modo e soprattutto non si sentano sole, perché siamo tanti e unendoci, trovando un collante, io sono sicura che si potrà fare tanto. Grazie. Io ho avuto l'esperienza in diretta, ho una sorella nata morta, quindi non nata, ma nata morta. Quindi è nata un anno prima di me e si chiamava Angela, quindi io ho preso il suo nome, ecco. E quindi anche nella mia famiglia c'è un componente della famiglia già al cielo che è. Fa parte appunto della mia famiglia, anche se non l'ho conosciuta. Quindi, mentre tu parlavi della tua esperienza del tuo bimbo non nato, ecco, mi è venuta in mente mia sorella nata, ma già nata al cielo. Quindi, quindi mi ricordo anche il dolore di mia mamma e anche lei, comunque, che ha elaborato questo lutto grazie alla fede. Ecco, quindi è molto veramente più accettabile se. Se si capisce da dove veniamo, ma soprattutto dove andiamo, quindi in quella meta dove già ci sono questi bimbi, poi comunque arriveremo noi, quindi ci sarà poi un ricongiungimento. Esatto, io dico sempre subito no, perché subito umanamente si è troppo Certo. coinvolti, si è anche travolti dall'evento, però arriva un giorno, e questo ci tengo tanto a dirlo, arriva un giorno in cui per grazia di Dio si è in grado non più di chiedergli Signore perché proprio a me, ma di dirgli grazie Signore perché comunque quel figlio è stato un dono ed è un dono. Quel figlio è vivo, io lo posso pregare, non lo porto solo nel cuore e soprattutto nel tuo cuore, nella tua mente, nelle tue mani, nella luce del cielo. Io quel bambino posso sentirlo sempre vicino, soprattutto attraverso la comunione di fede, la comunione di preghiera, perché noi preghiamo per questi bambini, ma loro dal cielo pregano ancora di più per noi, con una forza, una potenza anche di intercessione. Una volta mi è stato detto: il bambino che è in cielo è il principale intercessore per la sua mamma, perché ormai lui ha raggiunto quello che per noi è ancora in potenza, per noi è una speranza, per loro è già una certezza. Per questo è importante che abbiano un posto questi bambini, una dignità non solo all'interno delle loro famiglie, all'interno della società, perché io penso che ne avremo tutti un grande vantaggio spirituale sicuramente, ma anche morale, di cui ce n'è tanto bisogno, perché il mondo è travolto dal negativo. C'è bisogno di un'onda di positivo, di speranza, di fede, di carità. Certo, ma basta una piccola luce per illuminare una stanza, quindi è vero che c'è tanto negativo, ma il poco positivo riesce a smascherare quell'enormità di male che ci circonda. Poi tanto sappiamo già che gli inferi non prevarranno, il cuore immacolato di Maria trionferà, quindi sappiamo già Esatto. di chi è la vittoria. Piuttosto speriamo che tanti comprendano in tempo da che parte stare. Ascolta, cara Fabrizia, io ho l'abitudine, durante le dirette poi di concludere con un messaggio della Madonna, perché questa pagina si chiama Il Tempo di Maria, quindi è lei la protagonista. Con lei. Volentierissimo. Io e mio marito
conosciuti al Festival dei Giovani di Medjugorje nel 2004, quindi è un onore e una gioia poter parlare, leggere un messaggio. Bene, vediamo che cosa ci dice la Madonna questa sera. Messaggio del 25 aprile 2014. Cari figli, aprite i vostri cuori alla grazia che Dio vi dona attraverso di me come il fiore che si apre ai caldi raggi del sole. Siate preghiera ed amore per tutti coloro che sono lontani da Dio e dal suo amore. Io sono con voi ed intercedo per tutti voi presso il mio figlio Gesù e vi amo con un amore immenso. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Grazie Fabrizia per essere stata con noi. Grazie a te sera. Angela per avermi invitato. Grazie agli amici che ci hanno ascoltati, tanto questa diretta rimarrà registrata sia su Facebook che su YouTube, e condividetela. E a proposito di Medjugorje, noi andremo adesso a Medjugorje sia per l'Immacolata che per Capodanno, quindi se qualcuno vorrà unirsi al nostro pellegrinaggio sarà il benvenuto. Saremo ospiti al Magnifica, che è la casa di spiritualità della Veggente Maria, quindi insomma vivremo attimi di paradiso, quel paradiso dove i nostri cari, bimbi o genitori o fratelli o amici già ci attendono, quindi in questa comunione dei santi andiamo avanti guardando il cielo, piedi sulla terra, sguardo al cielo. Esatto. Grazie Fabrizia. Grazie a te Angela, a tutte le persone che ci hanno ascoltato e che ci ascolteranno magari anche nei prossimi giorni. Certamente, ognuno degli amici che ci hanno seguito o ci seguiranno. Esatto. Buonanotte a tutti. Grazie a tutti e grazie a Dio. Sempre. Ciao. Arrivederci a tutti, ciao.